Siamo qui con la dottoressa Anna Paola Iori, dirigente medico ematologia Policlinico Umberto I di Roma. Che cos'è l'emoglobinuria parossistica notturna? L'emoglobinuria parossistica notturna è una malattia rara che si caratterizza per eh, un'anemia dovuta ad una rottura del globulo rosso nel circolo ematico eh, in quanto globulo rosso difettoso. A questo primo sintomo e segno della malattia si possono associare una riduzione dei valori dell'emocromo, quindi anche globuli bianchi e piastrine, e un aumentato rischio trombotico. Malattia rara, la sua incidenza è un caso su un milione di abitanti e l'età ehm, durante la quale maggiormente si può presentare, tra i 30 e i 45 anni. Quali sono i bisogni clinici ancora insoddisfatti? Eh, sicuramente la dipendenza ancora del paziente dall'ospedale eh, per eh, i metodi che abbiamo di somministrazione del farmaco e inoltre la necessità di mh, migliorare sempre più la risposta in termini di incremento dei valori dell'emoglobina per ridurre mh, o, eh, in maniera il più alta possibile la fatigue, cioè il senso di stanchezza che i pazienti presentano e inoltre ovviamente quei rischi di trombosi che possono essere anche ehm, particolarmente gravi se avvengono in alcuni siti particolari e delicati dell'organismo. La ricerca medica si sta impegnando per migliorare la qualità di vita di questi pazienti? Assolutamente sì, moltissimi sono gli studi in corso eh, che vanno ad arricchire già tutto il patrimonio di studi passato eh, in quanto eh, l'obiettivo è quello di eh, modificare, di migliorare le metodiche di somministrazione del farmaco che andranno sempre di più a rendere autonomo il paziente dalla dipendenza dall'ospedale. Ed inoltre mh, hanno come obiettivo quello di migliorare anche la risposta in termini di livelli di emoglobina e di controllo in generale dell'emolisi che a volte si può scatenare in condizioni di infezione di febbre o di altro e, e quindi rendere sempre migliore la qualità di vita del paziente.